sulla qualità dei comportamenti, sull'opacità dei comportamenti, che non può essere detto soltanto attraverso la trasparenza delle norme del codice penale. È il giudizio dei tribunali che appartiene ad altre leggi, ad altri codici, ad altre funzioni. Per i tribunali alcuni comportamenti possono non essere penalmente rilevanti, per la politica, per la funzione che ha la politica, per le responsabilità etiche e civili che ha la politica e che hanno i partiti, quei comportamenti possono non essere considerati rilevanti dal punto di vista dei giudizi. E tutto questo lo dice sapendo che l'Italia non è un paese marziano in cui queste cose accadono nella mancanza di consapevolezza, nella sbadataggine, nella reticenza all'estrazione italiana. Si rende conto, per il vero, che lo dice, anche in questo c'è un'analisi sociale dell'Italia spietata, e tutto questo accade perché in parte gli italiani non vogliono. C'è un passo di quella intervista in cui manda di scarpa, ma è possibile che gli italiani non si siano resi conto di quello che stava accadendo? Possibile che sono stati tutti presi in giro, sono stati portati per mano ad accompagnare e a sostenere una politica che aveva dentro di sé questo elemento di degrado morale così profondo? E lui risponde: gli italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio, che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, del favoritismo, delle discriminazioni. La gran parte di loro è sotto ricatto. Usa questa parola straordinaria per spiegare quale sia stata la storia dell'Italia recente, da allora ad oggi. Sotto ricatto perché hanno ricevuto vantaggi, magari dovuti o ottenuti soltanto attraverso i canali dei partiti, delle loro correnti, o sperano di ricevere, o temono di non ricevere. È un racconto che fotografa questo tempo, cioè ci racconta di una politica che ha perduto soltanto la sua funzione ideale, ma che ha finito poi per assecondare la richiesta di scambio che arriva da buona parte di questa nazione, che la politica questo chiede: facci scambiare, facci barattare, noi ti diamo forza, sostegno, voti, ci voltiamo dall'altra parte fingendo di non vedere le cose innominabili che accadono, aspettiamo che siano eventualmente, semmai, i tribunali a decidere che tu non possa più svolgere la tua funzione di rappresentazione politica istituzionale, ma in cambio chiediamo quello che ci toccherebbe e che magari noi potremmo ottenere se pretendessimo il senso, il significato, l'impidenza delle regole, la capacità di conoscenza e di consapevolezza di tutti potesse garantire, cioè i nostri diritti, le nostre ragioni. Accettiamo che alla fine, nella logica del baratto, ciascuno di noi si sente un po' garantito perché la via amicale del rapporto personale con la politica, non la rappresentanza collettiva delle ragioni di una comunità, ma il rapporto personale uno più uno ci garantisce di più, ci facilita, ci fa sentire meno soli. È la storia di questi tempi, amici. È la storia della Sicilia, quando gli ultimi due governatori sono stati eletti non certo in funzione della loro manifesta capacità di fare della politica un luogo di virtù, un luogo di, come dire, di certezze etiche, un luogo di garanzia di tutti sulla qualità dei diritti e la qualità delle regole, ma hanno proposto un'idea della politica che era opposta a ciò che immaginava Berlinguer 20 anni, 25 anni prima, e che è diventata l'idea di governo, la politica, il nostro scambio. Io ti chiedo un voto perché in cambio mi ricorderò di te.